Dopo aver sbloccato la vertenza sul salario accessorio, oggi in commissione abbiamo portato, quale punto dell'ordine del giorno, il superamento del contratto unilaterale della precedente amministrazione. Abbiamo ascoltato i sindacati, abbiamo ascoltato le istanze che venivano dal territorio per cercare di riorganizzare la macchina amministrativa di Roma Capitale, per cercare di dare una visione a questa città che possa essere e possa passare attraverso l'innovazione tecnologica, attraverso la trasparenza, attraverso la trasformazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, così da consentire ai lavoratori di poter lavorare in una condizione sicuramente migliore, di poter dare dei servizi e delle risposte ai cittadini in modo veloce e importante. Questa ricostruzione della comunità deve passare ovviamente anche dai lavoratori stessi di Roma Capitale, con i quali noi intendiamo fare un percorso dal basso attraverso le organizzazioni sindacali. Oggi abbiamo cominciato questa attività, ponendo al centro proprio la valorizzazione e anche la formazione del dipendente capitolino. L'impegno del Movimento 5 Stelle dovrà essere continuo e sarà continuo. Abbiamo iniziato con la prima mozione portata in aula, che è quella di luglio, che verteva proprio in materia di sblocco del salario accessorio. Cerchiamo delle soluzioni condivise con i lavoratori e con le associazioni sindacali. Cerchiamo di arrivare all'efficientamento e all'efficienza del servizio per il cittadino e soprattutto alla tutela del diritto del lavoratore.